ho dato l'anima. Giusto, ho visto che ho fatto bene l'arrivo guardando il teleschermo, che l'ha fatto rivedere. Era proprio lì. Ho azzeccato bene l'arrivo, è stato tutto grazie a questo. Sì, un po' di tensione in più c'era, ma ho pensato molto a far bene la finale e nient'altro. Sono molto contento e spero nel 50 di dare le stesse, di poter dare le stesse capacità che ho dato oggi. A tutta la mia famiglia, ai miei allenatori, alla mia compagna di squadra Lisa Celli, che adesso nessuno sta qui, però sono sicurissimo che è come se fossero proprio lì sopra con la bandiera. I prossimi obiettivi sono, adesso ci saranno i primi appuntamenti in corta, spero di essere convocato nel mondo assoluto, anche se sarà dura. Poi si punta, il mio sogno sarebbe la convocazione per i mondiali dell'anno prossimo a Kazan, però sarà dura, sarà molto dura. Io ci spero molto, però adesso vediamo, mi allenerò tanto per riuscire a dare tutto. Io non ho mai avuto un modello, dico la verità, però ho sempre seguito molto tutti, mondiali, europei e tutto. Io ogni persona che andava veloce per me era un modello, non ce l'avevo uno fisso. Sono molto contento perché sono riuscito a migliorare il personale dall'anno scorso e non aspettavo proprio di riuscire a vincere, quindi sono veramente sorpreso. La scelta di rinunciare ai 400 è stata premiata? Sì, come possiamo vedere. Sì, perché non ho preparato i 400, quindi dopo il 4 ieri, oggi sarei stato molto più stanco. Quindi. Ma i 400 rimangono nel tuo programma? Sì, rimangono nel mio programma. Se ci fossero stati più giorni tra i 4 e i 2 avrei fatto entrambi. Vuol dire che nella tua giovane carriera questo sia il momento più bello? Sì, è un'Olimpiade, quindi sì, è questo il momento più bello. Sono arrivato secondo agli Europei Juniores, però è molto più bello qua, dove partecipa tutto il mondo. Con i campionati europei di nuoto in corso è una bella soddisfazione attirare un po' di attenzione qui a Nanchino. Sì, anche questo, sì. Ci sono degli amici qui che ti hanno seguito, che sono in Italia, che vuoi salutare? Saluto la mia famiglia e la mia classe che mi segue, la classe di squadra. Siccome avevo iniziato l'anno non proprio benissimo, insomma, e subito dopo il mondiale è stato bello riconfermarsi, perché non era proprio facile e poi la pressione era abbastanza alta. Hai una dedica speciale? È tutta la mia famiglia, perché mi ha supportato tutto l'anno, e al mio maestro Flavio e al mio preparatore atletico Michele Salvalaggio. Ci racconti come hai iniziato a praticare questo sport, la scherma, in particolare la spada? Avevo 8 anni e avevo dei problemi di postura alla schiena, e quindi mia mamma ha deciso di portarmi lì, nella palestra di Castelfranco Veneto, dove ho iniziato, e quindi all'inizio mi è piaciuto subito e ho deciso di continuare così. Se dovessi consigliare a un ragazzo di intraprendere la scherma, che cosa gli potresti dire? Perché è bello questo sport? È bello perché, per me almeno, si conoscono veramente tante persone con tante caratteristiche diverse, e quindi si impara anche a conoscere il mondo esterno.